Ciao Tiziana, ciao a tutti quanti. Allora, oggi all'ottava freccia parleremo anche noi di musica. No, scherzo, in realtà era un bluff. In realtà, da brava scrittrice parlerò anche oggi di parole. Allora, oggi vi vorrei portare un pochino a riflettere su alcuni aspetti di quelli che sono i testi delle canzoni country. Sarà qualcosa che ritornerà un pochino nella nostra rubrica, perché tutto sommato, spesso, soprattutto in Italia, si tende ad ascoltare molto la musica e fare poca attenzione ai testi, che invece sono una parte molto importante di quella che è la musica country. Ci raccontano vere e proprie storie, sentimenti e anche aspetti tutto sommato importanti per quel che riguarda uno spaccato culturale della vita americana. I testi country, questo l'abbiamo un po' capito tutti, hanno un leitmotiv ricorrente, molto spesso è l'amore. Però oltre a questo ci sono anche delle tematiche un po' particolari, a volte un pochino rudi, potremmo dire, no? Parlano spesso del bere, del whisky, di queste così tematiche un po' dure da cowboy. Eppure la cosa che forse potrebbe stupire, potrebbe sembrare antitetica, in realtà vediamo che non è così, è la presenza, non dico costante, ma sicuramente molto ricorrente dell'aspetto religioso, della religione. Qualche anno fa abbiamo avuto qui al Billy Bob's a Padova Aaron Watson e l'abbiamo visto dietro le quinte per mano in cerchio con il suo staff mentre pregava prima di salire sul palco. E effettivamente, se noi andiamo ad ascoltare quelli che sono, chiaramente soltanto un esempio, quelli che sono i suoi testi, lui era qui a presentare l'album The Underdog. Proprio nella canzone The Underdog, a un certo punto lui dice: "Don't you forget your faith in God above", non dimenticarti della fede in Dio lassù. E tra l'altro poi continua, dice: "Don't you forget your mom and dad's love", quindi non dimenticarti l'amore di mamma e papà. Quindi alla tematica religiosa viene in qualche modo associata anche l'attenzione alla famiglia, ricorre molto spesso il tema della mamma, della famiglia, no? E anche questo può sembrare una cosa apparentemente in contrasto col rude cowboy del mondo country, in realtà non è per niente così. Sempre Aaron Watson, in un pezzo, noi sappiamo che Aaron Watson proviene dal country texano, da quello che viene chiamato il Dirty Road Country, che però in qualche modo si è mescolato anche ad alcune influenze gospel. Noi sappiamo che la parola gospel in inglese significa Vangelo. Nella sua canzone arcinota e meravigliosa, Barbed Wire Hello, lui parla per appunto di questo Hello, di questa aureola di filo spinato. Il protagonista, che dicono Shackleford, morto dopo aver perso il suo amore mentre era in guerra lontano, ha trovato in qualche modo nella sua vita una sua realizzazione nella fede e nell'essere utile agli altri. Nel qual caso la voce narrante, che è chiaramente colui che canta, cioè nel nostro caso Aaron Watson. Tutti questi sono in realtà esempi, e noi ci domandiamo perché nella country music c'è, come può esistere questo sodalizio così forte con la religione, con l'aspetto spirituale. Allora, anzitutto dobbiamo pensare che la musica country ha le sue radici nel sud, nell'America del Sud, quella che viene chiamata la Bible Belt degli Stati Uniti, significa la cintura della Bibbia, cioè significa appunto in qualche modo il caposaldo di quella che è la religione più solida, no? Nei suoi dettami. E quindi il senso religioso è molto forte, e così come i cantanti, comunque musicisti country, a differenza magari di altri generi, nel momento in cui diventano famosi, continuano a farsi portavoce di quello che è il loro modello sociale, la loro provenienza, la loro terra, chiaramente si fanno portavoce anche di quello che è l'aspetto appunto spirituale, religioso, a volte espresso esplicitamente, come abbiamo fatto l'esempio di Aaron Watson, addirittura con preghiere vere e proprie, a volte magari attraverso le istituzioni che possono essere legate alla Chiesa, come per esempio il matrimonio. Mi viene in mente in questo momento Brad Paisley con la parola Van, ma ce ne sono numerose altre. Un esempio per tutti, nel 2014 Carrie Underwood vince un Grammy con una canzone che si intitola Something in the Water, qualcosa nell'acqua, che parla appunto dell'importanza di mantenere la fede e di essere battezzati. Ora, chiaramente, a chi le ha chiesto, le ha detto: "Ma sei sicura che la religione non possa essere, se affrontata in chiave così diretta, quasi un elemento di disturbo per il grande pubblico?" Le ha risposto in maniera molto semplice: "If you don't like it, you change channel", ok? Se non ti piace, puoi anche cambiare canale. Quindi credo che questa sia stata una risposta abbastanza definitiva per quel che riguarda il loro atteggiamento. Non va bene, peggio per voi, nel senso, noi siamo anche questo. Si è parlato spesso di come la country music, anche in chiave un po' ironica, possa conciliare l'amore per Gesù con l'amore per la birra, tanto che addirittura
2012 in modo ironico, provocatorio, Thomas Rhett ha scritto proprio una canzone che si intitola Beer with Jesus, no? Una birra con Gesù, e quindi chiaramente è abbastanza ironica la cosa, ma proprio in chiave diretta anche ai nostri microfoni abbiamo intervistato Erika Sunshine Lee qualche settimana fa e lei ci ha detto la stessa cosa, le ha detto io sono una donna del sud, per me non è una contrapposizione parlare del drinking, ok, parlare del bere, poi la canzone successiva magari parlare di Dio, sono comunque aspetti della mia vita, della vita di ciascuno di noi, perché la country music è un qualcosa di autentico, parla in qualche modo di sentimenti, di vita reale, di momenti anche di spiritualità, di momenti di disperazione. Pensiamo a Rodney Atkins, come ha affrontato in If You're Going Through Hell, appunto l'aspetto, se vogliamo, religioso, ma in un momento di disperazione, quindi insomma di necessità quasi di una motivazione, e quindi in questo modo la religione aveva anche un significato più simbolico. E forse è proprio questo che ci attrae della country music, forse è proprio questo aspetto così fortemente autentico, fortemente legato a tematiche assolutamente umane, che se riusciamo a cogliere attraverso il testo ci fanno apprezzare anche molto di più probabilmente la musica che già amiamo, che già orecchiamo, ma che ha sicuramente un sostrato di grande valore. Parleremo ancora di testi qui e là, spero che la cosa possa piacervi. Intanto Tizi, ti saluto, un bacione a tutti gli amici di Country Live.